È un giudizio critico sulla riforma degli enti locali che ha abolito le province e istituito le UTI, quello espresso dai consiglieri comunali della provincia di Udine che hanno aderito al questionario Voci dal territorio, sostenuto da Palazzo Belgrado e realizzato da Poliarchia, libera associazione di politica e cultura. La quinta sezione della ricerca, mirata alla valutazione delle politiche di riforma perseguite negli ultimi anni dalla Regione, restituisce un parere sfavorevole sulla legge 26/2014 dal 51,3% degli amministratori locali e anche tra i sostenitori, il 40%, si ritengono opportuni degli aggiustamenti. Lo strumento della riforma, inoltre, viene considerato eccessivamente rigido dal 48,39%. Il 31,18% dei consiglieri avrebbe preferito una riforma che ponesse al centro la dimensione provinciale o in alternativa avesse mantenuto invariato il previgente assetto a conferma di come la provincia di Udine goda ancora di un diffuso consenso tra le amministrazioni comunali. Innanzitutto emerge all'inizio la sensibilità avuta dall'ente della provincia, dal presidente Fontanini, di andare alla ricerca di cosa pensano i consiglieri comunali della provincia di Udine e com'è l'identikit del consigliere comunale. Perché pensiamo che sia il primo anello della democrazia di un territorio, perché recepisce non solo le esigenze, ma anche le vive, essendo cittadino. E di questo abbiamo intuito come il consigliere comunale voglia incidere di più. Pensa che il comune deve avere più funzioni, deve avere anche alcune risorse maggiorative, soprattutto l'assemblea deve contare, quindi non solo un sistema piramidale con una gestione centrale, ma una valutazione complessiva e soprattutto si riconosce nel fatto che il consiglio comunale non è solo un momento per discutere le problematiche, ma anche un momento per riconoscere proprio l'identità di quel territorio. Il consigliere comunale si riconosce anche nell'attività del consiglio, riconosce l'identità di quel posto. Insomma, i numeri sono numeri, le parole volano. Certamente, beh, i numeri sono chiari anche sulla questione sulla riforma, sulle UTI, e mi fa piacere che questo sia avvenuto proprio nel salone di Palazzo Belgrado, perché una delle prime cose che abbiamo fatto era il 2014, abbiamo chiamato oltre 100 amministratori locali a parlare della riforma della legge 26. Oggi sono passati 5 anni, le problematiche sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto anche dei numerosi consiglieri comunali che si trovano ad affrontare una situazione di questo genere, dove le funzioni vengono trasportate dal Consiglio praticamente all'interno dell'Assemblea delle UTI, quindi una mancanza di democrazia che crea, secondo me, anche uno scollamento proprio nella volontà poi del singolo cittadino di approcciarsi alla politica, perché l'idea è di poi non essere ascoltati.